Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, è stato candidato dalla Lega nel collegio uninominale di Sondrio per la Camera dei Deputati. Tra i temi in agenda, le infrastrutture. L'attenzione è ora focalizzata sulla tangenziale di Tirano. Percorso che ha coinvolto chiaramente i comuni interessati, la provincia, la regione, lo Stato, ANAS e naturalmente con i percorsi tipici delle opere pubbliche in territori complicati come questo sotto il profilo orografico. Adesso la sfida è di fare presto, fare bene, mi sembra che ci sia sia da ANAS, da parte dell'impresa, tutta la volontà di poter arrivare anche prima dei tempi convenuti. Anche il territorio ha collaborato. Assolutamente qui, e sì, qui ci sono tutti i sindaci ovviamente coinvolti, il presidente della provincia, la regione, adesso naturalmente tocca all'impresa e ANAS andare speditamente nel rispetto della tempistica. Quali altre opere importanti? Le opere importanti sono tutte quelle che in qualche modo anche a Sondrio, sulle due rotonde, sono già in fase avanzata di progettazione. Dobbiamo risolvere punto per punto i problemi e i nodi che riguardano la viabilità di tutti i giorni dei valtellinesi.